Avranno esultato a denti stretti per la nazionale i 422 lavoratori della GKN da oggi intenti in una nuova partita, quella con la multinazionale inglese che li ha licenziati con una mail. C'è un'altra partita da vincere con l'Inghilterra qui, vero? Questa sarà più dura. Fiduciosi per l'aiuto delle istituzioni? No. No. Penso che finirà tutto tra un po'. Il blocco dei licenziamenti poteva essere evitato, forse? Questo bisognerebbe chiedere a Draghi, perché dopo 8 giorni è stato sbloccato. Noi siamo stati il primo caso, poi con un'email, quindi proprio... È necessario un cambio di passo perché il nostro territorio divenga protagonista delle strutture del tessuto produttivo. Come Draghi dice, c'è il debito buono e il debito cattivo, ci sono anche investimenti buoni, quelli che danno solidità economica e sociale, e quelli invece che non sono buoni e sono soltanto a frutto della speculazione. Sindaco, lei ha emanato un'ordinanza per non permettere ai TIR di poter arrivare qui all'azienda e magari smembrarla. Ho fatto un'ordinanza che è diventata ufficiale stamattina, dove vieto la possibilità di accedere nel perimetro aziendale ai mezzi pesanti, sia per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, perché qui ci sono tante persone, sia perché non si può avvalorare minimamente questo atto vile, vergognoso e drammatico, devastante, è stato quello di una chiusura immediata senza nessun preavviso di un'azienda così importante per tutta la nostra regione. E anche le istituzioni devono farsi garante di saper discernere dai buoni imprenditori e quelli che sono solo prenditori, come sono stati definiti. E per questo giovedì 15 al Mise di Roma è stato convocato un incontro tra istituzioni, parti sindacali e azienda. A quel tavolo chiederemo che siano ritirati i licenziamenti, perché non è assolutamente ammissibile, questa è un'offesa, un colpo gravissimo per le lavoratrici, per i lavoratori e per un territorio tutto. La Regione Toscana mette al primo posto il lavoro e la sua difesa e continueremo a far sentire forte la nostra voce, chiedendo al governo nazionale anche di rendere più forte una legislazione che impedisca che casi come questo possano ripetersi. E il timore ora con lo sblocco dei licenziamenti, che ci sarà un autunno molto caldo. Sarà un autunno caldissimo, io penso che non saremo i soli, e appena sbloccheranno i licenziamenti sul tessile a Prato vedremo una grande moria di aziende e di lavoratori che non sanno più come fare a portare avanti la propria famiglia.